Beyond the Moon, tratto dal musical Hello Again, mm-hmm. giusto? Sicuramente è un lavoro di commistione di vari generi, cioè diciamo il musical probabilmente è quello che riesce a tenere dentro sicuramente l'aspetto video, perché ovviamente è un prodotto video, però all'interno la componente teatro e la componente danza sono molto molto presenti. Sì, questo era un musical che è stato scritto credo nell'84 e poi è diventato un film nel 2017 probabilmente. E non solo è complesso per quel motivo, perché è un medium che nasce come un evento live, come quello del musical theater, del teatro musicale, esatto. E poi diventa un video, un film. Ma anche è problematico perché è fondamentalmente la storia di questo... questi personaggi che si rincarnano dal 1960 ad oggi in diverse vite, quindi questa scena in particolare, che in realtà non è la scena del film, questo è il videoclip che i due attori guardano mentre hanno una scena di sesso che per ovvi motivi non abbiamo potuto vedere, no, in realtà per motivi di diritti d'autore. E questa scena, diciamo, succede intorno agli anni Ottanta. Quindi a proposito di quel discorso che facevamo prima sulla ricerca, il primo passo verso la produzione di questa colonna musicale è appunto la ricerca, che cosa si sentiva nel 1980. E la cosa interessante, io sono nato nell'83, quindi comunque sono stato esposto a quel tipo di musica, però quando lo fai, la devi riprodurre, come dire, lo devi fare per lavoro. Ti accorgi nell'83? Beh, no, ero precoce. Come dire, hai dovuto sicuramente ristudiartele. Sì, 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 appunto. Cose che, a cui ero stato esposto, che magari chiedere ai tuoi genitori come... Chiaro, ma ti accorgi di alcune, come dire, quando vai a studiare sistematicamente le produzioni, ti accorgi di alcune cose di cui non avevi fatto caso, ed è anche interessante vedere come quanto lavoro ci sia anche dietro produzioni pop che magari possono sembrare molto semplici. La cura dei riverberi, un certo tipo di vocalità, cose che adesso non faremmo perché verrebbero considerate errori, che allora, come dire, andavano in voga. Vuoi dire qualcosa sul montaggio di questo video? Anche se non hai fatto tu, ovviamente. Vi voglio dire io una cosa sul montaggio. Ce lo dice. Una grossa lezione che ho imparato da lavorare a questo pezzo, nel lavorare a questo pezzo, è che i direttori, i registi, scusami, sì. Si innamorano della tua prima demo. Okay. Cioè, se tu fai una, perché diciamo così avviene il processo, loro ti chiedono di fare una demo che fondamentalmente è 70% del lavoro, diciamo la traccia è prodotta al 70%. Dopodiché loro si innamorano di questa demo per cui ti danno il lavoro alla fine e non puoi cambiarla più. Perché nemmeno quel 30%. Magari quel 30% qualche volta non sono le cose di cui magari non vai così tanto orgoglioso. Nel caso specifico il montatore aveva iniziato già a fare dei tagli e quindi ci sono delle cose molto... dei tagli fatti su dei colpi di casa che io avrei voluto cambiare durante il bridge, che ho cambiato. e però poi mi è stata data questa nota di fare la revisione, di riprendere il ritmo come era nella demo. Quindi quando fate uscire una demo pensateci due volte, perché molto probabilmente la maggior parte della roba che scrivete in quella demo rimarrà poi nel video. No, qui volevo fare un accenno, voglio tornare poi sulla parte della colonna sonora, però voglio anche ricollegarmi alle masterclass precedenti in cui abbiamo parlato molto di VFX. Praticamente dalla prima masterclass sta sempre uscendo qualcosa su VFX. Qua immagino che è stato fatto tutto in green screen, CGI green screen, effetti speciali dietro, mm-hmm. quei sfondi che avete visto, sovrapposizioni continue, ovviamente è un video mm-hmm. VFX. Mm-hmm.
immagino. Sì, sì, sì. Quindi praticamente... Immagina che questo video poi avviene in una televisione durante la scena del film e loro hanno semplicemente quindi hanno una anche scena di sesso, la possibilità di fare qualsiasi cosa qui nel fondamentalmente. Questo video. Nel senso che non facendo parte della storia diegetica del film sono potuti sbizzarrire e mettere tutto il loro essere creativo all'interno. Quel montaggio molto, molto serrato, cioè... Il montaggio del video, chiaramente, come dicevi tu, diciamo, il video in questa scena immagino che lo sguardo sicuramente doveva essere rivolto all'atto. Quindi questo video doveva accompagnare in qualche modo, quindi non poteva sicuramente essere, diciamo, quello che ho notato nel video, non sapendo ancora l'utilizzo, è che c'era un'esaltazione continua di corpi. Ok, quindi immagino che, diciamo, chi ha montato, chi ha filmato, ha sicuramente fatto un rimando al corpo, no? Era montata, cioè non era così intera nel musical, era un montaggio alternato rispetto alla scena... Sì, fondamentalmente all'inizio, come dire, andava e veniva dalla televisione. La storia di questa artista che era famosa negli anni 80 e poi inizia, come dire, a diventare un po' più, ad avere un'età, come si dice da noi, e quindi perde fiducia in se stessa, eccetera, eccetera. Allora questo produttore un po' più giovane dice: se vuoi rientrare, come dire, nell'auge, devi cantare come cantano adesso, autotune, ma anche eccetera. Magari il genere del video del video musicale è quello che un po' viene ripreso. Chiaro, dagli anni 80, chiaro. Cioè oggi magari è difficile vedere questo tipo di video. Esatto. Però negli anni 80-90 si vedevano questi video molto effettati. Mm-hmm. Che ma in realtà anche oggi c'è una ripresa. Però di c'è più un mantenimento alla realtà magari oggi. Ma no? Guarda, io ho visto la robaccia girata così anche peggio di questo. Diciamo, questo era fin troppo quello. Adesso ho visto dei video, non ti so riproporre i nomi perché musica che non ascolto, perché hai visto il video in palestra. Palestra, quando sei sul tapirulano, sei costretto a guardare i video che guardano le signore che stanno lì se vedi sta roba. E ho visto un utilizzo del green screen, anche magari scimmiottando un po' questa roba degli anni 80, però è esageratamente brutta. Niente. Ok. È anche un modo di, come dire, in questo caso specifico era fondamentalmente una parodia di quello che era di quella che era l'estetica di quegli anni. Tardi 80, prima 90. Però con una qualità interna comunque poi, chiaro, di un livello eccezionale. Beh, quella la sequenza che c'è stata fra la colonna sonora e il montaggio. Quindi allora, in questo caso... Sì, ovviamente la musica è stata fatta prima del montaggio. Quindi diciamo che la colonna sonora non... Cioè, a seconda di quello che stiamo facendo, può essere o fatta prima oppure fatta dopo aver girato. Sì. In questo caso, ovviamente, essendo quasi un videoclip, si doveva rispondere alla colonna sonora, che poi tu avresti potuto cambiare, ma questo è un altro discorso. Sì, solitamente si fa dopo. Si fa anche in tempi molto ristretti, anche grossi blockbuster cinematografici, tipo, non so, gli Avengers. Quanto tempo ti danno? 15 giorni. 15 ma giorni. Per fare un film intero, quindi ci sono questi team mastodontici di gente che lavora 24 ore su 24, che produce la colonna sonora. Vi danno già qualcosa prima su cui iniziare a lavorare, su iniziare a pensare? Dipende. Di solito si fanno i temi grossi prima, per avere un'idea di, come dire, di che storia si voglia raccontare. Però poi c'è la maggior parte di una colonna sonora è logistica, come dire. Anche in teatro, io lavoro molto in teatro, oltre a dover raccontare la storia, ci sono delle cose proprio tecniche, tipo deve uscire una sedia dalla scena, ha bisogno di, come dire, di tappare quel buco in una maniera tale che non sia così ovvia. E quindi molto del lavoro è fondamentalmente artigianato e di, come dire, di minutaggio, di coprire, di... Differenze hai sostanziali fra lavorare per il teatro e lavorare per il... Beh, la differenza
fondamentale, come si può intuire, è quella che nel cinema il film, una volta tagliato, è fatta. E quindi magari può capitare, come in questo caso specifico, di voler cambiare delle cose, non si può più perché andrebbero fuori dall'editing che è stato fatto. Nel teatro questo non avviene, esattamente l'opposto, ed è uno dei motivi principali per cui amo lavorare più nel teatro. Tutte le varie repliche tu ci rimetti ancora esatto, mano? Esatto, c'è un periodo che si chiama preview, che dura, dipende dal livello delle produzioni, però può durare da una settimana a 3 mesi. In cui è, il primo momento in cui lo spettacolo viene esposto al pubblico, il pubblico pagante influisce i tagli che poi gli attori fanno, il regista fa, gli scrittori fanno, e ovviamente la colonna sonora deve adattarsi a questo tipo di tagli, e non solo, ma c'è anche un rapporto più diretto tra il compositore e il registra la produzione in generale, in cui il compositore può dare la sua opinione su alcune scene. Diciamo, nel teatro ci lavori proprio sì, a tu per tu, sì. Magari nel cinema non puoi, è difficile che un compositore vada dal regista e dica: ma sai, questo editing o questo momento in particolare sarebbe stato bello se potessi, eccetera. A me sono piaciuti moltissimo i film, le collaborazioni che sono state fra David Lynch ed Angelo Badalamenti, uh-huh, perché loro uh-huh, hanno sempre uh-huh. lavorato chiaro, insieme. Chiaro, sì, e poi ci sono... magari lì si nota esatto, questa esatto, cosa, cioè quando si ha la possibilità di farlo, ovviamente. Assolutamente. A proposito di quello, un film che mi è piaciuto molto, Arrival, come si chiama in italiano? Ha vinto l'Oscar. Il compositore Johan Johansson. Questo polipo che arriva dalle Arrival. Si chiama Arrival anche da voi. E in quel caso ci sono stati anni di collaborazione, di dialoghi tra il compositore, il sound designer e il regista, e si vede il risultato, perché nel caso specifico, dal punto di vista del sound design, era molto ricco di low frequency e di frequenze basse, perché volevano dipingere questa realtà extraterrestre, eccetera, e quindi il compositore si tiene alla larga da quello spazio frequenziale e si concentra di più su frequenze medio-alte. È raro questo tipo di collaborazione, è raro perché è anche costosa. Tenere qualcuno su un progetto per lungo tempo e stipendiarlo ovviamente è un problema. Perché è mastodontico. Mm-hmm. Enzo, tu che rapporti hai con i tuoi... Con la musica. Con la musica, con i tuoi compositori. Beh, calcola, io praticamente volevo diventare musicista, volevo fare la rockstar come un po' tutti. Ma in questo progetto c'ho tutti i musicisti, pure l'altra volta. Solo che io non suono, non mi sono poi mai approcciato agli strumenti. Per cui la musica l'ho vissuta attraverso il video. Quindi io quando faccio video, quando monto un video, me l'hanno anche detto, Caparezza lo conoscete? Caparezza, con cui ho lavorato, mi ha detto: tu hai un modo di montare che è musicale. Perché, è chiaro che seguo le regole, no? Voi sapete che c'è una grammatica del linguaggio audiovisivo, io mi devo attenere a quella grammatica. Però quando monto, quando racconto una storia, cerco di farlo in modo musicale, come se fosse una canzone pop, ho l'orecchio teso non solo alla musica, chiaramente, anche alle parole che vengono dette. Per cui io penso a un film, a un racconto che faccio, a proprio come fosse una canzone. In quel caso, Bella di Papà, il film che abbiamo visto prima, è una commedia, quindi una canzone pop. Strofa, ritornello e chiusura. Ok? Ed è una sorta di sentire la storia come fosse un brano musicale.